Ho prodotto. Ah, ci attaccano! No. Aiuto! Hai portato i panini a proposito? No, ma ho delle palline di slime, se vuoi. Ciao a tutti raga e ben ritrovati in questo nuovo video dedicato alla Redcraft 3. Rieccoci nella nostra palude. È passato un po' di tempo dall'ultimo video, lo sapete, io ogni due settimane carico un video su YouTube e abbiamo fatto diverse cose nelle scorse live e vorrei mostrarvele subito. Intanto abbiamo qua qualcuno in lontananza che sta facendo cose. Comunque, mettiamoci in free camera ed ecco qua i campi coltivati della nostra palude. Si sta occupando di questo il buon Indoor, quindi è tutto frutto della sua lavorazione, quindi sta veramente lavorando tanto a questa zona. E appunto, come vi dicevo prima, nelle ultime live siamo andati avanti, ho costruito questi alberi, queste querce, per rendere il tutto un pochettino più bello, più vivo e magari qua meno paludoso. Perché meno paludoso? Perché in questa zona appunto abbiamo un bioma leggermente diverso. E qua all'inizio abbiamo anche creato questo passaggio, vedete ci sono anche gli stendardi, molto molto carino, che introduce l'entrata verso il campo coltivato. E avete notato qualcosa di particolare? Se l'avete notato, mi raccomando, scrivetemelo nei commenti e fatemi sapere. E oltre a questa zona qua dei campi, qua ci sono delle stalle degli Yoglin. Il buon Indoor è riuscito a portare qua gli Yoglin, li ha frizzati, e vedete che carina che è questa zona. Ci sono anche le stalle che hanno appunto curato Indoor e Ghiso. Infatti mi piace molto perché è tutto così così sporco, no? E quindi anche un po' in tema alla palude. E vi faccio vedere anche i particolari del recinto, quindi questo qua è tutto ciò che contorna il campo, il muretto fatto così, mi piace molto. Poi al centro, ecco, ogni tanto spawnano un po' di creeper, dobbiamo sistemare questa situazione qua dei mob, e abbiamo messo anche qualche corallo per spezzare un pochino, quindi spero vi piaccia. Poi piano piano ragazzi andremo avanti anche con altre costruzioni, perché questa è una zona molto molto importante al quale tengo particolarmente, perché poi sorgeranno altre costruzioni. Aiuto, arrivano i phantom, mi stanno venendo a prendere, me ne devo andare, aspettate, torno in casa. Ok, perfetto. Bene, vi ho fatto vedere i campi e probabilmente la prossima volta li vedrete completi e inizieremo anche una nuova costruzione. Ma l'attrazione di oggi sapete già qual è, avete letto il titolo, quindi iniziamo subito. Nell'Overworld, Cypher ha realizzato questo perimeter con le macchine volanti, sfruttando il TNT duping. Una volta individuato lo slime chunk, sono state create le varie piattaforme con portali annessi. Dietro a questi portali abbiamo posizionato delle file di Iron Golem. E non appena gli slime spawnano, istintivamente vanno incontro agli Iron Golem ed entrano nei portali. Alcune volte capita che i piglin zombificati spawnino nei portali e per uccidere è stata prevista questa trappola, cioè usando le uova di tartaruga come esca. Ma ora andiamo a vedere che cosa succede nel Nether. Appena usciti dal portale, gli slime cadono verso il basso, ricevendo danno da caduta, e vengono uccisi completamente dalle rose nere. Come potete notare, sotto alla Soul Sand ci sono delle tramogge che raccolgono le palline, che vengono poi convogliate a dei distributori e trasportate attraverso questo tunnel di vetro verso l'alto fino ad arrivare alla zona delle casse. Vi presento la fabbrica degli slime. A questo progetto ci hanno lavorato Cypher e Indoor ed è stato realizzato tutto durante le scorse live su Twitch. Abbiamo pensato di creare una cupola immaginando che l'aria nel Nether fosse irrespirabile.
Per la parte interna abbiamo simulato un'atmosfera contaminata a causa dei residui di slime accumulati in questa pozza. Il piccolo bioma custom, come vedete, è ricco di particolari e decorazioni. E c'è anche un ascensore che porta in cima al tetto del Nether. E per comodità si può anche scendere e salire con le rampicanti attorcigliate. Ed ecco qua, la fabbrica di slime è pronta. Siamo tutti qui che stiamo osservando l'uccisione degli slime. Ma io direi che possiamo vedere anche quanto ha prodotto. Ah, ci attaccano! No. Aiuto, 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 aiuto! Invasore, invasore! Povero Cypher. F per Cypher. Ok, abbiamo recuperato Cypher. E vediamo un po' quanto ha prodotto. Beh, ci sono chili e chili di blocchi di slime. Ottimo lavoro, bravi ragazzi. Qui vediamo. Ok. Beh, che dire. Siamo pronti per vendere, quindi, mi sembra di capire. Vero? Sì, vero? Guardali. Bravi, regà. Adesso che la farm di slime è pronta, dobbiamo avvertire gli altri team. E potremmo anche fargli trovare una bella sorpresina. E solo che mi serve del materiale. Ma dov'è finito Indoor? Scusami, gioco, se sono arrivato in ritardo, ma qualcuno ha parcheggiato male i maiali. Tranquillo. Bene, abbiamo tutto? Possiamo andare? Forse okay. Cosa ci usare? Ah sì, forse sono questi qua, quello che intendi? Sì, è tutto pronto, andiamo. Direi che qui può andare bene, che ne dici Indoor? Sì, si potrebbe anche andare. Ok, iniziamo. E la piccola zattera è pronta, quindi questa la faremo in tutte le zone degli altri team. Però dobbiamo lasciargli un messaggio che vi leggo subito. Il team azzurro vi augura una viscida e appiccicosa giornata. L'estrazione degli slime è finalmente iniziata. Uno stack di slime block per un diamante. Perfetto, e questo glielo lasciamo qui. Così adesso siamo pronti per andare da Cani e da tutti gli altri. Andiamo Indoor! Ok, ho solo una domanda. Dimmi. Da che divisione è Cani? È lì. E anche Nappus è sistemato, quindi adesso possiamo tornare a casa e dichiarare che la nostra missione viscida è stata compiuta! Sì! Hai portato i panini a proposito? No, ma ho delle palline di slime, se vuoi. Sono buonissime, assaggia? Ma, cioè, scusa, ti porti dietro lo slime e i panini? Offenduto. Ed eccoci qua, siamo sopra un Oglin. E devo dire che questa cosa è molto divertente. Comunque io vi ricordo alcune cose importanti, e cioè che mi trovate in live su Twitch tutti i giorni dalle ore 21:30, e per quanto riguarda la Redcraft invece mi ritroverete in live sulla Redcraft lunedì sera alle 21:30. Oltre a questo, in descrizione e nel commento fissato in alto trovate tutti i giorni di tutti gli altri ragazzi della Redcraft, e mi raccomando, guardate bene la descrizione perché ci sono dei link utili, quindi come entrare nel server multicore, come guardare tutte le informazioni, la playlist che riguarda la Redcraft 3. Quindi io spero che questo video vi sia piaciuto. E appunto, se volete vedere tutta la parte di costruzione, divertimento e quant'altro, io vi consiglio di venirmi a trovare in live, perché lì vedrete tutte le building fatte sul momento. E nient'altro, da Gioco Sporco e dall'Oglin è tutto, e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao.